continuiamo a parlare dei valori rappresentati da questo premio, almeno simbolicamente, quindi della legalità e della giustizia. Sono valori che sono risultati garantiti dalla bellissima schiera di premiati che questa sera si sono affacciati qui al palco del Crown Plaza per Vis Juridica e Creativa. Certamente sì, tolta indegnamente la sottoscritta, ma questa sera c'era un parterre royale, la sottosegretaria della giustizia, la presidente del Tribunale dei Minori, l'onorevole Cirinnà, illustri colleghi, avvocati impegnati in tante tante battaglie, tanti colleghi soprattutto impegnati per quello che il 7 maggio sarà un avvenimento molto importante, che è la notte della legalità, col sottotitolo Portatori sani di legalità, che è una cosa molto bella, voluta fortemente dalla magistratura romana con l'aiuto dell'avvocatura che si presta ad aiutarli in questa seconda edizione, che è una seconda edizione già che è partita però in maniera molto forte, con un grosso lancio pubblicitario, perché forte è il messaggio che vuole dare, come forte è il messaggio che ogni volta riesce a creare intorno a sé, quello di Ius Gustando. Una grazie pubblicamente lo voglio rivolgere all'amica avvocato Antonella Sotira, che tanto fa soprattutto per essere sempre vicina a chi ha bisogno di aiuto, aiuto psicologico, aiuto economico, aiuto morale e aiuto sui diritti, principalmente intorno ai diritti, soprattutto quelle persone, diciamo gli ultimi, che fortemente soffrono, che hanno bisogno di una difesa, di un diritto vicino che sappia riconoscere i loro diritti. E tutto questo è davvero molto bello e credo che l'avvocato Sotira abbia ancora una volta fatto centro nel bersaglio. E quello che mi domandavo ancora per continuare la nostra intervista è questo: sul palco, con una sorpresa veramente bella, si sono alternate tantissime donne, qualcuna anche che ha conquistato cariche prime in carriera, prime veramente anche sugli uomini, no? In un segmento professionale che fino a poco tempo fa, non troppo indietro, era mero e quasi esclusivo appannaggio degli uomini. Ecco, l'ho trovata una cosa bella. Lei che ne pensa? Sicuramente sì, è molto piacevole, bello sapere che molte donne sono riuscite a ricoprire dei posti importanti, lo diciamo senza retorica, però sicuramente questo, per quanto riguarda l'avvocatura e la magistratura, ci siamo profondamente riuscite. Le donne rappresentano sia l'avvocatura che la magistratura più del 56%, quindi su questo siamo assolutamente allineate, e hanno donne ricoperto posti importanti appunto nella magistratura e nell'avvocatura, con sempre ruoli sempre più di attenzione, e quindi non solo in quei settori dove la donna sembra naturalmente più vicina a certe tematiche, come pensa ai minori, famiglia, ma non è solo quello, quindi abbiamo un po' sdoganato anche questo principio che le donne giuriste sono brave solo in determinati settori, perché in quanto donne sono più sensibili. Non è vero assolutamente nulla, ma mano a mano stanno conquistando anche altri campi di elite che fino a poco tempo farà solo degli uomini, per dimostrare che indubbiamente c'è una vera parità in questo, e piano piano ci stiamo sicuramente riuscendo. Certo, è ancora molto complesso e molto difficile, ma comunque tutti i nuovi regolamenti, leggi o il cambio antropologico culturale sta spingendo appunto in questo senso. Grazie, e conserviamo ancora il nostro simbolo di legalità e giustizia, perché abbiamo altri interventi prestigiosi.